Ciao a tutti e benvenuti a questa diretta nell'ambito della campagna Change Climate Change. Oggi parliamo in particolare del progetto di ENI sulla costa di Ravenna, l'impianto di assorbimento e stoccaggio della CO2. E prima di cominciare, insomma, a introdurre i nostri ospiti, ne approfitto per ripresentare brevemente a tutti quanti è la nostra campagna Change Climate Change. Innanzitutto io mi presento, sono Mattia Lolli, responsabile volontariato di Legambiente. E con la campagna Change Climate Change noi diciamo abbiamo voluto creare una piattaforma condivisa aperta a tutti gli attivisti che si battono contro la crisi climatica per condividere materiale, condividere progetti e chiaramente anche battaglie contro, per esempio, alcuni dei temi che ci mettono più un po' in apprensione in questo periodo, che abbiamo cercato di riassumere in alcune aree di questo sito che vi mostrerò. E, diciamo, una prima area è più focalizzata sui temi principali che abbiamo individuato come costitutivi del tema della crisi climatica. E ci sono qui appunto le sei aree che sono energia, efficienza, mobilità, cibo, emergenza e giustizia, e per ognuna di queste aree è possibile consultare gli approfondimenti, vedere appunto qual è la nostra posizione, ma soprattutto avere i link ai vari dossier che abbiamo presentato per fare degli approfondimenti, ma anche per fare delle proposte, per contattarci e costruire dei progetti e delle azioni comuni. In particolare, poi, come anticipavo, c'è questa sezione del sito, che è quella che un po' ci riguarda oggi, che è quella sui cosiddetti nemici del clima. Qui potete vedere la mappa, su cui poi zoomando si trovano i vari nemici del clima che abbiamo mappato con il contributo dei nostri circoli, fino adesso. Ognuno di questi è un impianto. Qui abbiamo per esempio la centrale a carbone di Monfalcone, vado un po' random. Qui abbiamo la centrale a carbone di Brescia, qui abbiamo gli allevamenti intensivi di visoni in Lombardia. E oggi diciamo, ci recheremo virtualmente qui sulla costa romagnola, dove abbiamo, come vedete, diversi nemici del clima. E uno di quelli che ci preoccupa, qui vediamo la piattaforma, per esempio, Angela Angelina, la piattaforma di estrazione di idrocarburi. E uno di quelli che ci preoccupa maggiormente è il progetto di ENI, appunto, per la cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, CCS. E qui dalla mappa chiaramente si può accedere poi ai singoli progetti per gli approfondimenti. Anche qui sotto, se andate sempre sul sito, li avete a uno tutti quanti indicati. E andiamo appunto su questo di ENI oggi con un focus. Diciamo, purtroppo ENI oggi un po' con gli interventi lo racconteranno. Noi da tempo l'abbiamo identificata come uno dei nemici del clima. L'abbiamo messo qui addirittura nella sede, proprio la sede centrale a Roma, indicandolo come uno dei top enemy, perché infatti abbiamo lanciato anche una campagna specifica, ENI, Enemy of the Planet, perché purtroppo le scelte di ENI, nonostante appunto ormai sia chiaro a tutti, come è chiaro anche nelle linee guida del Next Generation EU, come sia fondamentale investire nella riconversione energetica, nelle rinnovabili, purtroppo le scelte energetiche di ENI continuano ad andare nella direzione opposta,
oppure a volte cercano di ammantare di green quello che green non è. Noi l'abbiamo vissuto per esempio con la nostra battaglia contro appunto i biocarburanti che venivano prodotti con l'olio di palma. E oggi parleremo proprio di questo progetto molto discusso di impianto appunto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, CCS, Carbon Capture Storage in inglese, che ANI vorrebbe realizzare proprio con i fondi europei del Recovery Fund, della Next Generation EU, sulla costa di Ravenna. Io per ora mi fermerei qui, farò un po' da moderatore tra le varie voci che avremo e lascio quindi la parola al nostro primo intervento, che è Andrea Minuto, lo responsabile scientifico di Legambiente, che ci aiuterà a capire un po' meglio appunto di cosa stiamo parlando, di che tecnologia e che tipo di impianto. Vai Andrea. Grazie Mattia e buonasera a tutti quanti. È difficile parlare di un progetto che non è ancora stato presentato, nel senso che non si può entrare nei dettagli, perché per fare delle osservazioni o delle considerazioni più puntuali ovviamente bisognerebbe avere una documentazione che al momento ancora non c'è ed è da approfondire. Però nel frattempo ci stiamo documentando, stiamo approfondendo un po' quello che il mondo scientifico, il mondo accademico, insomma, cita in merito a questo tipo di tecnologia, perché la cattura e l'iniezione di anidride carbonica nel sottosuolo è una tecnologia che compare nel mondo già da fine degli anni 70, quindi non è una cosa recentissima, i primi tentativi ci sono stati insomma ormai già più di 40 anni fa e questa diciamo tecnologia consente di catturare la CO2 direttamente dagli impianti industriali e iniettarla all'interno di serbatoi naturali profondi, definiti quindi uno stoccaggio, diciamo, geologico, che devono avere poi delle determinate caratteristiche. È vero che questa è una tecnologia, diciamo, che viene considerata da chi è favorevole a questo tipo di sviluppo come una tecnologia ponte, però noi cercheremo insomma in via generale di iniziare a prepararci su quella che un domani, se dovesse essere come posso dire, presentato realmente il progetto, andrà sicuramente sotto una procedura di VIA e di VAS, quindi una valutazione impatto ambientale, una valutazione ambientale strategica, in cui gli stakeholder, i tecnici, ma anche i cittadini, le associazioni, le imprese potranno, come posso dire, partecipare con delle osservazioni più puntuali e quindi noi ci stiamo preparando per quel momento, se mai arriverà. Allora, in linea generale, i serbatoi geologici, quelli che definivo prima, cioè quelli dove andranno stoccati, dove potrebbero essere stoccati le quantità di CO2 sottratte, diciamo, alla produzione industriale, devono avere delle caratteristiche e i serbatoi geologici, diciamo, devono avere delle caratteristiche che sono quelle di avere delle rocce molto permeabili per far sì che la CO2, una volta iniettata, possa, come posso dire, riempire gli spazi lasciati dal sedime al di sotto della superficie terrestre. Devono essere, come posso dire, quindi in questo caso l'idea di metterli all'interno dei giacimenti esausti di estrazione, nel caso insomma di Ravenna del metano, rientra in questa logica sostanzialmente. Che cosa succede però quando la CO2 viene iniettata nel serbatoio in profondità? La CO2 viene, come posso dire, intrappolata attraverso meccanismi chimico-fisici, perché? Perché nel momento in cui viene messa a pressione va a occupare lo spazio tra i granuli proprio della roccia, del sedime, della sabbia sostanzialmente che si trova a determinate profondità e lì viene praticamente stoccata. Inizia un'interazione anche chimica con l'acqua che è presente nella roccia. La cosa, secondo me, è importante da appuntarci, da tenere a mente, per quando poi, insomma, la battaglia si farà sicuramente più dura, è che diciamo, ci sono delle conseguenze tecniche sul giacimento di idrocarburi nel momento in cui questa tecnica di iniezione della CO2 viene a essere messa in atto, e cioè che nei serbatoi, siano essi petroliferi che di metano, quindi come il caso della zona antistante Ravenna, l'iniezione di CO2 permette di mantenere un'elevata pressione del serbatoio, perché ovviamente tu ce la stai andando a mettere artificialmente, e
il gas naturale che adesso viene estratto, o di petrolio se fosse un giacimento di petrolio, il ragionamento sarebbe analogo. Perché dico questo? Perché l'aumento di pressione fa sì che un serbatoio praticamente esausto. Quando è un serbatoio dove viene estratto metano, si dice esausto? Quando, anche se c'è all'interno del serbatoio del materiale che potenzialmente potrebbe essere ancora estratto, quindi vedi gas, non c'è più la pressione necessaria per farlo risalire in superficie, cioè si è sgonfiato il serbatoio, ha perso la sua potenza, diciamo, che permette, una volta fatta la perforazione originale, di far arrivare in superficie il gas o il greggio. In questo caso invece, come posso dire, l'iniezione di CO2 ad alta pressione rinvigorisce la pressione di tutto il serbatoio, e questo permette di estrarre, sostanzialmente, in sintesi, anche che gli ultimi rimasugli di metano o di petrolio, di greggio presenti nel serbatoio. Quindi, mentre tu stai rimettendo la CO2, in realtà stai anche prosciugando le ultime riserve di gas presenti all'interno del serbatoio. E questo ricordiamocelo, perché in realtà è un duplice vantaggio, in questo caso per Eni, nel caso in cui vada a mettere in pratica questa tecnologia, per andare, come diciamo a Roma, a ruspare ancora quegli ultimi, metri cubi di gas presenti nei serbatoi, che sennò al momento dovrebbero andare, come da Guidelina nazionali, a dismissione, perché non ci dimentichiamo che gli impianti di idrocarburi offshore, che non sono più produttivi, devono essere mandati a decommissioning, e quindi il decommissioning vuol dire lo smantellamento, la chiusura mineraria del pozzo, lo smantellamento della piattaforma, diciamo, della vera e propria struttura in mare, e questo ha un costo che deve essere sostenuto dall'azienda che detiene il titolo. Quindi con questo giochino, se vogliamo, non solo permette di ignottare la CO2, ma Eni stessi, o chi la società che mette in campo questo tipo di progetto, riesce ulteriormente ad acquisire metano da poter commercializzare e a rimandare il momento della fine del giacimento. E quindi questo doppio giochino, ricordiamocelo a mente, perché sicuramente è una delle cose che potremo andare a contestare o a evidenziare quando ci sarà l'opportunità. E parlando invece, diciamo, di alcune caratteristiche che sono necessarie affinché la gestione di questo tipo di attività geoingegneristica soddisfino dei criteri di sicurezza, ci devono essere delle profondità, vengono indicate all'incirca 800 metri, che non è tantissimo come profondità di stoccaggio, ma se consideriamo anche la profondità di stoccaggio, diciamo, tipica del Mar Mediterraneo, se paragonata rispetto ad altri mari come quelli del nord, o con giacimenti che sono nell'offshore con profondità molto maggiori di quelle che abbiamo invece nell'Adriatico, 800 metri è un parametro, un'indicazione che anche in questo caso dovremo tenere a mente per capire poi effettivamente a che profondità il progetto vorrà andare a fare a inserire la CO2. Questo perché? Perché maggiori le profondità aumentano la densità dello CO2 e la rendono quindi più densa e quindi più, facilmente trattenibile all'interno del serbatoio. Qualora invece le profondità siano inferiori, e comunque sia, queste sono prescrizioni, diciamo, indicazioni di letteratura generale, poi andrà visto, diciamo, sito specifico il discorso della profondità, ovviamente un altro parametro che dobbiamo tenere a mente per future riflessioni. Ci vogliono elevate porosità e permeabilità della roccia serbatoio, ma tendenzialmente, essendo un acquifero che già detiene una camera con idrocarburi, tendenzialmente questo tipo di caratteristiche sono date per scontate, se vogliamo, all'interno del tipo di progetto che andremo ad approfondire. Ci vuole anche però la presenza di una roccia di copertura del serbatoio, una sorta di crosta che sia poco permeabile, una sorta di tappo che vada a fare di tappo, che eviti la migrazione verticale, la fuoriuscita delle CO2, e quindi anche questa è un'altra caratteristica tipica di fondali più profondi che dovremo andare a verificare con molta attenzione nel momento in cui ci verrà presentato il progetto. E un altro aspetto, così sempre di carattere generale, ma che dobbiamo appuntarci, è in fase di esercizio il rispetto delle pressioni massime di serbatoi ammissibili, ovvero essendo indotta l'introduzione della CO2 all'interno dei serbatoi,
nel sottosuolo, ovviamente tu devi mantenere una pressione di esercizio, tra virgolette, costante, stando attento a non eccedere per spingere sempre di più, per comprimere sempre di più e quindi accumulare sempre maggiori quantità di CO2 all'interno del serbatoio, perché questo potrebbe essere creare problemi di carattere geologico, geofisico all'interno del serbatoio, con delle ripercussioni verso l'esterno. E quindi questo tipo di purtroppo, vi ripeto, non avendo sostanzialmente indicazioni di progetto maggiori, è difficile entrare più nel dettaglio, ma queste 3-4 caratteristiche che vi ho detto sono quelle che dobbiamo attenzionare quando ci sarà il vero progetto su cui fare osservazioni. Per adesso, diciamo, è inutile approfondire alcuni aspetti particolari, perché poi tutti gli altri, diciamo, più legati alla CO2, alla gestione energetica e al cambiamento climatico, verranno approfonditi successivamente. Queste prime infarinature un po' più tecniche su quello che sarà la battaglia futura, quando poi il progetto vero e proprio sarà presentato a tutti quanti. Poi, ovviamente, se ci sono domande o curiosità, rimango a disposizione. Grazie Andrea, sì, ne approfitto per ricordare a tutti quelli che ci stanno seguendo di appunto commentare sulla pagina Facebook, insomma sui canali da cui ci state seguendo, e faremo in modo, insomma, di provare a rispondere ai vostri feedback, ai vostri commenti e alle vostre domande. E, dal quadro, insomma, che ci fa Andrea, insomma, emergono delle criticità e dei dubbi, direi, abbastanza pesanti. Tra l'altro, appunto, in un distretto che, come vediamo dalla mappa dei nemici del clima, è già abbastanza sotto attacco, diciamo, delle fonti fossili, e su cui invece per assurdo si fa fatica a partire con progetti come quello dell'eolico offshore, cioè delle contraddizioni, insomma, che oggi cercheremo di sciogliere. E su questo, appunto, sul tema proprio della politica energetica del nostro paese, passerei la parola alla nostra responsabile energia, Katiuscia Roe. Sì, buonasera a tutti e a tutte. Sì, diciamo che questo progetto di Eni, dal punto di vista energetico, rischia di essere un po' come uno specchietto delle allodole, no? Nel senso che consentirà al nostro paese di continuare in qualche modo a utilizzare fonti fossili, assorbendo la CO2, quindi, come dire, nascondendola poi sotto al tappeto, e impedendo, anche utilizzando risorse importanti che arriveranno arriveranno dall'Europa, e quindi impedendo poi al nostro paese invece investimenti in quelli che sono i temi e le tecnologie e i settori importanti che andrebbero sviluppati, come quelli che citavi tu, Mattia, rispetto all'eolico offshore, ma io dico anche rispetto a tutte le tecnologie da fonti rinnovabili. Questo è un paese intanto che ha presentato un piano energia e clima nella quale le rinnovabili sono sottostimate, sottostimate rispetto agli attuali obiettivi, un piano che dovrà essere rivisto rispetto ai nuovi obiettivi europei, ma che comunque mette al centro il ruolo del gas, non soltanto come con un ruolo di transizione un po' troppo centrale, principale, e anche troppo lungo rispetto a quelli che devono essere gli obiettivi di decarbonizzazione, e anche rispetto al tempo che la scienza in qualche modo ci indica per il raggiungimento degli obiettivi climatici. Noi oggi siamo di fronte a sfide importanti: da una parte quelle delle rinnovabili. Noi abbiamo da un lato la necessità di investire tanto e di installare molto molto di più rispetto a quello che facciamo. Parliamo di almeno 5-6 gigawatt in più rispetto a quello che oggi viene installato nel nostro paese. Lo dobbiamo fare in due modalità diverse: da una parte su piccola scala, attraverso anche i nuovi strumenti delle comunità energetiche, che sono assolutamente fondamentali, non soltanto per ridurre la spesa energetica delle famiglie, per abbattere le emissioni climalteranti, ma anche per aiutare, ad esempio, tutte quelle famiglie che oggi vivono in una situazione di precarietà energetica o di povertà assoluta, e quindi sono uno strumento anche di accesso all'energia. E dall'altra parte dobbiamo fare però anche una battaglia, perché oggi il gas, come ci viene giustificato, come l'unica fonte in grado di rispondere alle esigenze di flessibilità e sicurezza della rete. Invece noi dobbiamo sviluppare anche le grandi rinnovabili, quindi grandi parchi eolici, grandi parchi fotovoltaici, impianti a biomassa, impianti geotermici, proprio nel rispetto
ovviamente di quelle che sono le caratteristiche dei territori, ma li dobbiamo fare facendo anche una grande operazione culturale di informazione, di formazione verso i territori, ma anche verso le aziende, perché questi progetti devono essere realizzati bene all'interno dei territori e con ricadute importanti all'interno dei territori, però sono sfide che dobbiamo assolutamente affrontare e con numeri importanti. E dall'altra però abbiamo tutta la sfida, come raccontavi tu Mattia, rispetto ai nemici del clima. In campo energetico abbiamo come dire, la data importante tra ormai 4 anni, che è quella della chiusura delle centrali a carbone, che deve avvenire entro il 2025. Non ci possono essere su questo ripensamenti o scollamenti rispetto a questo obiettivo, perché per noi è un obiettivo importante e sostanziale. E poi però dobbiamo, come dire, evitare che questo paese investa troppo in nuovo gas, come sta accadendo anche attraverso, grazie all'incentivo del capacity market, proprio con la scusa di dover mettere la rete in sicurezza e rendere la rete flessibile. Come abbiamo raccontato attraverso un rapporto presentato qualche settimana fa, in Italia abbiamo, come dire, siamo dotati di una capacità di produzione ampia, generalmente quasi il doppio rispetto a quella che viene richiesta nelle ore di massima punta, ma soprattutto siamo dotati di impianti a gas che oggi lavorano molto meno di quelle che dovrebbero lavorare, che potrebbero lavorare. Abbiamo considerato, rispetto ai dati Tarna, una media di 3.200 ore, considerate che all'anno ci sono circa 8.800 ore. Questi impianti potrebbero, lavorando, aumentando, quindi passando da 3.200 ore a 4.000 ore l'anno, sostituire tranquillamente quella che è la produzione elettrica delle centrali a carbone che andremo a chiudere nel 2025. Quindi ad oggi non vi è realmente nessuna necessità di installare nuove capacità a gas. Possiamo fare a meno, quindi, di investimenti in questo senso, risparmiando anche i soldi del capacity market, perché come abbiamo raccontato nel dossier nei sussidi ambientalmente dannosi, sono risorse per il 2022 di circa 1,3 miliardi, per il 2023 circa 1,4 miliardi di risorse che potrebbero essere messe invece nel lato della giusta transizione. E quindi sono, come dire, un progetto come quello di Eni, della cattura della CO2, o le nuove centrali a gas, sono soltanto strumenti che in qualche modo rallenteranno quello che è il raggiungimento degli obiettivi climatici, e sono come dire, tempi che noi non ci possiamo permettere. Non ci possiamo permettere dal punto di vista climatico, ma non ce lo possiamo permettere neanche dal punto di vista dello sviluppo di questo paese. Sviluppare le rinnovabili vuol dire migliorare le condizioni socio-economiche delle famiglie, vuol dire aumentare il numero dei posti di lavoro, vuol dire offrire una qualità di vita diversa. Pensate, no, a che cosa vuol dire semplicemente poter riqualificare un edificio, no, da una classe G nella quale viviamo a una classe A con grandissime capacità di risparmio economico per le famiglie, e mettere in tasca alle famiglie, anche grazie alle rinnovabili, soldi in tasca che possono essere spesi, io dico sempre, per più giorni in vacanza, come tutti quanti ci meritiamo dopo anni di lavoro. Io finisco qui, Mattia, ti ridò la parola, e come sono sempre aperta a qualsiasi domanda. Grazie Katiuscia. Sì, anch'io rinnovo come sempre appunto l'invito a tutti quelli che ci stanno seguendo a utilizzare, insomma, i commenti per condividere le vostre impressioni, feedback e domande. E adesso diamo la parola a un ospite, a Teresa dei Fridays for Future di Ferrara, che siamo molto felici di ospitare, insomma, in questa iniziativa. Il nostro, insomma, rapporto con i Fridays è molto importante, perché per noi rappresentano, insomma, la speranza, il modello di come le nuove generazioni sul tema della crisi climatica hanno alzato la testa, hanno preso la parola e sono presi anche le piazze. Quindi noi siamo sempre stati al loro fianco, sempre lo saremo, e ci fa molto piacere poter appunto anche mettere a disposizione questo spazio per permettere a Teresa di raccontarci anche quali sono le azioni che loro stanno mettendo in campo anche su questo tema, in particolare sull'impianto, sul progetto di Eni. Vai Teresa. Buonasera, intanto grazie a tutti per l'invito. Io appunto sono di Fridays for Future di Ferrara, ma parlo per gli attivisti e le attiviste della campagna No CCS né a Ravenna né altrove.
Appunto, parlando di mobilitazioni nella regione e in particolare di nuove campagne, appunto ci tengo a raccontare un po' la genesi di questa campagna. Infatti ha un background, diciamo, molto regionale, perché è nata principalmente da un'intenzione di vari gruppi di Fridays dell'Emilia Romagna di appunto trovare una nuova rete anche con altri gruppi ambientalisti, con altri comitati, in modo tale da unirsi e amplificare la nostra voce contro appunto questo progetto di ENI, di fare appunto questo impianto di stoccaggio di CO2, di cattura e di stoccaggio. E appunto per dare un... per delineare una tempistica, questa campagna possiamo dire che è nata nei primi di ottobre, quando appunto il gruppo di Fridays for Future Italia ha deciso di appunto creare un'azione, uno sciopero nazionale appunto in Italia, e noi come gruppi di Fridays for Future dell'Emilia Romagna abbiamo deciso di incentrare il nostro sciopero proprio sull'opposizione al progetto di ENI. Quindi ci siamo uniti, abbiamo scritto una lettera condivisa da leggere appunto nel nostro presidio, una lettera indirizzata alla regione, in modo da appunto riportare l'attenzione delle politiche e delle istituzioni nei confronti di questo progetto, che appunto, come è stato detto prima, andrebbe a prolungare i tempi verso una transizione ecologica, ma questo tempo non lo abbiamo più. E quindi in seguito a questa mobilitazione regionale abbiamo visto anche un supporto da parte del gruppo italiano di Fridays for Future e anche dai gruppi dei Parents, ad esempio dei Parents for Future. Quindi abbiamo capito che questa campagna, che questa posizione poteva andare oltre, che poteva non essere semplicemente un presidio ogni venerdì nella nostra piazza, appunto con i nostri cartelli, ma che poteva diventare qualcosa di più. E ad oggi appunto abbiamo raggiunto degli obiettivi molto importanti. Infatti, appunto, siamo riusciti a coinvolgere moltissime realtà ambientaliste, moltissimi comitati e anche altre campagne relative appunto all'abbandono del fossile e che si schierano appunto contro l'operato di ENI in Italia e nel mondo. Ci stanno sostenendo. Infatti, insieme in un lavoro appunto di unione delle nostre forze, un lavoro di sincretismo di idee e di impegno, abbiamo scritto un appello pubblico che è possibile appunto consultare, firmare, un appello pubblico che raccoglie tutte le istanze che la nostra campagna No CCS, Il futuro non si stocca, ha voluto evidenziare. E appunto questa campagna ha avuto appunto ricordando il suo background più regionale, si è attuata, diciamo, ha trovato una sede in particolare nella azione di venerdì 11 dicembre, in cui appunto i vari gruppi che appunto sono all'interno della campagna, ma che fanno parte della regione Emilia-Romagna, si sono trovati in un presidio davanti alla sede della regione Emilia-Romagna per appunto far sentire la nostra presenza e per far sentire la nostra voce nei confronti appunto
dei politici che in particolare stanno dando seguito a questo progetto. E quindi come questa prima azione appunto si è aperto la strada anche per nuovi eventi, nuove azioni, come ad esempio appunto il lancio della prossima azione che sarà coordinata a livello nazionale, l'azione del prossimo venerdì, quindi del venerdì 18, in cui appunto tutti i vari gruppi che sono all'interno di questa campagna, che hanno firmato l'appello, scenderanno nelle proprie piazze per appunto esprimere il proprio dissenso verso questo progetto. E infatti appunto prima di questa azione ci sarà anche un momento per sensibilizzarsi, per avere più informazioni su questo progetto, in particolare domani alle ore 18 ci sarà appunto un webinar che appunto conterrà vari interventi da parte di quattro ospiti che appunto delineeranno un po' quello che l'intera campagna appunto racchiude. L'idea di questa campagna è molto lungimirante. All'inizio, in sede diciamo organizzativa e di progettazione di questa campagna, si era quasi parlato di un NOTAV dell'Emilia Romagna, quindi c'è una forte componente ideologica di contrapposizione sia al progetto CCS sia ad Eni come multinazionale più inquinante d'Italia, ma c'è proprio un desiderio di cambiamento, di unione dal basso per poter dare alternative, dare nuove priorità ai nostri governi e alle nostre politiche economiche. In questo appunto ricordo di seguire la nostra campagna, di appunto informarsi su come firmare l'appello e seguire il webinar di domani, ovviamente sulle pagine Instagram, perché ci saranno tutti. Grazie mille Teresa. In alcuni punti l'audio era lievemente disturbato, ma l'abbiamo sentito benissimo, non ti preoccupare, abbiamo capito insomma il messaggio e vi auguro insomma un grande in bocca al lupo per le iniziative e chiaramente noi come sempre faremo in modo di supportarvi e, tra l'altro so che sul territorio anche in passato insomma ci sono state un sacco di iniziative in comune e rimaniamo proprio sul territorio con il nostro Lorenzo Mancini, direttore regionale di Legambiente Emilia Romagna, che tra l'altro è stato uno dei protagonisti del percorso interno alla Lega Ambiente degli Youth Climate Meeting, cioè questa rete di incontri che abbiamo organizzato negli ultimi anni a livello nazionale e regionale per la mobilitazione ma anche la formazione di tantissimi attivisti, giovani attivisti da tutta Italia, proprio per insomma cercare di dare strumenti, dare spazio a questo protagonismo che ormai è sempre più evidente da parte delle nuove generazioni su questi temi. E quindi lascio la parola a Lorenzo per raccontarci anche un po' insomma la posizione di Legambiente Emilia Romagna e cosa insomma cosa possiamo fare per cercare di incidere su questo processo. Sì, bene, grazie, buonasera a tutti e a tutti. Ecco, anche io mi accodo ai ringraziamenti nei confronti di Teresa, ecco, per aver partecipato e ci tengo ecco, a dire che la Legambiente c'era in quella piazza dello scorso 11 dicembre che è stata citata appunto a Bologna sotto la regione e continuerà ad esserci ecco, nelle mobilitazioni rispetto a questa importante causa. Quello che andrò a fare, cercherò di fare in questi pochi minuti è un po' un'analisi ecco, di contesto che riguarda il luogo, la natura ecco, del territorio su cui questo progetto va ad insediarsi. Parliamo dell'Emilia Romagna, parliamo del distretto Ravennate, un distretto che per quanto riguarda le attività dell'oil and gas ha un'importanza ecco, di carattere nazionale e chiaramente parliamo della patria ecco, di Enrico Mattei, la patria dell'Eni e quindi di base
c'è un forte radicamento della società sul territorio, un radicamento che si fa sentire sia da parte dell'opinione pubblica e soprattutto ecco, anche da parte della politica locale, per cui nell'ottica di andare a contrastare un'opera come questa, nel caso appunto dovesse essere definita e approvata, è chiaro che seguirà un'importante mobilitazione unitaria, ecco, per portare fortemente il tema all'attenzione dell'opinione pubblica e cambiare anche magari la visione che l'opinione pubblica stessa del territorio ha rispetto rispetto ad ENI, che è chiaro che dagli anni 60 ad oggi ha contribuito allo sviluppo del polo industriale, ha contribuito ad alimentare gli aspetti più occupazionali e quindi a creare benessere in città. Per cui è chiaro che da un punto di vista sociale sarà un tema che dovrà essere affrontato nella maniera più efficace possibile. È chiaro che quando parliamo di ENI, già il fatto che una società come ENI si proponga, ecco, di utilizzare in buona fetta molti appunto, finanziamenti del Next Generation EU per quest'opera, già in un certo senso deve farci alzare le antenne, alzare l'attenzione, perché chiaramente sappiamo chi è ENI, non è sicuramente una società che tende ad innovarsi, non è sicuramente una società che è intenzionata ad affrontare ecco, la sfida della crisi climatica con forte determinazione, ma che anzi da qui al 2025 prevede ecco, un aumento delle attività legate all'upstream e quindi all'estrazione di gas che di base possono sicuramente anche essere strategicamente correlate al progetto proposto sul territorio di Ravenna. E oltretutto è la società in un certo senso leader nelle forti politiche di greenwashing che spesso va millantando. Una di queste, che è stata citata anche all'inizio, insomma, da Mattia all'inizio di questo webinar, quella legata al prodotto dell'Eni Diesel Plus, che qui si vantano famigerati effetti ambientali, quando in realtà questi non esistono nell'ottica di questo particolare biocarburante, perché in realtà dovrebbe essere la maggior parte ecco, derivante da oli esausti, comunque di recupero, quindi nell'ottica di una politica di economia circolare, ma così non è, ma invece la maggior parte della materia prima per ottenere questo prodotto deriva da olio di palma. Tema su cui la Lega Ambiente si è battuta e sta portando dei risultati in Senato. Infatti, c'è una richiesta attuale, una possibilità di anticipare a livello nazionale il divieto, ecco, dei sussidi alle finte rinnovabili, in questo caso particolare dell'olio di palma, anticiparlo al 2023 piuttosto che al 2030. Ad oggi, invece, ci sono deputati, parliamo in particolare di notizie recenti, insomma, di emendamenti da parte di Alberto Pagani, guarda caso Ravennate, ecco, che ha chiesto un emendamento affinché dallo stop ai sussidi possa essere rinviato al 2030. Per cui capiamo che c'è sul territorio di Ravenna una forte politica, oltre che chiaramente di competenza e di pressione da parte di ENI stessa, anche industriale. Poi su questo usciremo anche nei prossimi giorni, in particolare su questo emendamento. Tornando più ecco, sugli aspetti locali, come dicevo, la politica più legata ecco, all'amministrazione comunale di Ravenna è fortemente schierata, quasi all'unanimità ecco, a favore di questo progetto. Diciamo che nel corso delle mobilitazioni che si sono svolte sul territorio, cui legalmente come circolo di legalmente ci siamo stati fin dalla realizzazione della piattaforma Angela Angelina, che è una delle piattaforme più vicine alla costa in tutta Italia, poi hanno avuto maggiore forza sicuramente grazie alla presenza dei Fridays for Future, si stanno aprendo per certi aspetti degli spiragli, lo vediamo. E lo stiamo vedendo anche dalla recente approvazione del PAESC, del Piano Energia e Clima del Comune di Ravenna, che si è posto obiettivi ambiziosi. Però ovviamente non manca quella parte di politica di maggioranza che una volta fatta questa conquista interviene come se dovesse rispondere a qualcuno, evidentemente nel richiedere invece, nel mettere in chiaro che il rilancio dell'attività estrattiva è necessaria per il territorio, e che questo non è sicuramente qualcosa a cui ad oggi possiamo più puntare. E ripeto, invece è qualcosa su cui la politica locale, ma anche
anche regionale, chiaramente, ecco, negli anni, in questi ultimi anni in particolare, ha portato all'attenzione la necessità, ecco, la richiesta, ecco, da parte delle nostre forze politiche di rilanciare le attività estrattive e quindi ulteriore estrazione di gas, che sicuramente non può essere qualcosa da oggi al passo coi tempi. Alzandoci, ecco, i livelli di governo, dall'amministrazione comunale passiamo più invece all'amministrazione regionale. Ad oggi si è chiuso, insomma, il percorso del patto per il clima e per il lavoro della regione Emilia-Romagna. La Lega Ambiente a livello regionale ha aderito, abbiamo aderito al patto, in quanto chiaramente vengono poste all'interno di questo percorso, che è appunto un punto di partenza di un percorso che si concretizzerà, si spera, ecco, poi obiettivi importanti, perché la regione Emilia-Romagna si è posto l'obiettivo di arrivare al 100% rinnovabile al 2035, ed avere la decarbonizzazione economica al 2050. Però è chiaro che in quest'ottica, in questa situazione, non possiamo non evidenziare delle contraddizioni, ecco, che emergono rispetto alle decisioni delle politiche regionali. In primis, questa della carbon capture and storage, sicuramente che ne abbiamo già evidenziato in parte le criticità, e quindi è evidenziata la strategia definitiva di questo impianto, che è quello di prolungare la vita del fossile. In secondo luogo, poi chiaramente ci sono tutta una serie di proposte a livello regionale, in particolare parlo dell'impianto eolico offshore davanti alle coste di Rimini, che viene contrastato sia dall'amministrazione locale sia dall'amministrazione regionale. Impianto eolico. Alcune tipologie di un progetto è stato presentato in realtà anche davanti alle coste di Ravenna, dove è stato invece accolto dalla politica locale, ma è evidente che andando poi a vedere chi propone il progetto, c'è cioè una società chiaramente che si occupa di energia rinnovabile, ma il protocollo è stato poi definito con Saipem, che è comunque una società Eni, per cui capiamo che se Eni propone gli impianti eolici vanno bene e devono andare bene, se invece non è. Chiaramente sono altri proponenti, si possono sollevare delle obiezioni, perché evidentemente ci sono degli interessi politici di altro tipo. Per cui per noi non c'è distinzione sulla tipologia di eolico, ma l'eolico è uno, l'eolico offshore è uno, ed è quello che ci serve per rispondere agli obiettivi del clima e per affrontare appunto la crisi climatica. Con questo, ecco, concludo che il lavoro da fare sarà tanto. E dovremmo chiaramente, ecco, metterci nell'ottica di affrontare le criticità presenti sui nostri territori, perché, ripeto, una mobilitazione contro Eni in un paese, in un territorio dove Eni ha fatto il benessere delle persone non sarà facile, ma in qualche modo dovremmo affrontarla, e se lo facciamo in maniera unitaria, con una mobilitazione unita in Italia, sicuramente riusciremo ad essere più efficaci. Grazie mille Lorenzo per la panoramica. E allora ci avviamo, diciamo, verso le conclusioni, e direi che sono venuti fuori un sacco di temi, e quindi adesso chiederei, insomma, di aiutarci a tirare un po' le fila e anche capire come, insomma, guardare avanti al nostro presidente nazionale, Stefano Ciafani. Sicuramente, Stefano, insomma, sarebbe, penso, utile capire da te, con te, come questo si lega proprio al tema del Next Generation EU, del Recovery Fund, cioè come è appunto questa prospettiva, questa opportunità può essere appunto persa in questo momento, se magari i progetti e la direzione in cui si va, dietro magari a tante parole green, in realtà, come ci raccontava Lorenzo, nascondono il fatto che alcuni progetti di eolico offshore magari vengono bloccati e che le politiche energetiche del nostro paese continuano ad essere quelle di Eni, ancora troppo ancorate alle fossili. Quindi ti lascio un po' con questo spunto. Sì, grazie Mattia, io ringrazio voi, i ragazzi di Lega Ambiente, e ringrazio anche i ragazzi dei Fridays for Future per questa mobilitazione, anche perché mi fa tornare un po' giovane. Mi occupai di CCS e del confinamento geologico della CO2 nel sottosuolo o nei fondali marini. 15 anni fa, più o meno, era il io ero responsabile scientifico, ricoprivo il ruolo che oggi ricopre egregiamente Andrea Minutolo. Lui lo fa da geologo, io lo facevo da ingegnere.
E ricordo molto bene, quello era un periodo storico in cui in Italia si volevano costruire nuove centrali a carbone. C'era la centrale a carbone a Saline Ioniche, vicino Reggio Calabria, una centrale nuova, non esisteva una centrale lì in quel momento, oppure la riconversione di centrali a olio combustibile a carbone. Quasi tutti i tentativi sono andati falliti, quella di Civitavecchia invece andò a segno, perché insomma la centrale è stata poi realizzata, è stata riconvertita da olio a carbone. E quegli anni erano gli anni 2005-2010, quegli anni lì, sono andato a rivedermi i dossier che avevo curato insomma insieme allo staff dell'Ufficio Scientifico Nazionale, ai nostri comitati regionali, ai nostri circoli coinvolti da questi nuovi impianti. E già allora raccontavamo di come questa soluzione era una soluzione sbagliata per tanti motivi. Non ripeto le cose dette da Andrea Minutolo, da Catiuscerò e anche da te, Mattia. Detto questo, insomma, quello era il periodo in cui, tra l'altro, c'erano studi molto, molto interessanti, ma non fatti dagli ambientalisti. Ricordo questo studio fatto dalla McKinsey, la società di consulenza mondiale, era datato 2008, in cui raccontava da una parte le prospettive e dall'altra parte anche i problemi economici, perché la McKinsey è una grande società di consulenza che si occupa di economia, lavora per le multinazionali di tutto il mondo sostanzialmente, e raccontava appunto dei connessi problemi economici nel mettere in campo una soluzione di questo tipo. Entrava meno nei problemi tecnici di tenuta dei bacini per centinaia di anni, perché non è che la CO2 la confini e va bene se te la tieni lì sotto nei fondali marini o nei depositi di gas a terra nel sottosuolo per 50 anni, no, dovrebbe tenere per sempre sostanzialmente. Allora, la McKinsey era una fonte quindi non ambientalista, era molto chiara sui problemi che c'erano dietro a questa tecnologia, parlava delle prospettive, ma non nascondeva i problemi, a partire dai problemi economici. Erano gli anni in cui l'Europa aveva finanziato 12 progetti sperimentali da realizzare entro il 2020 con i soldi europei, 12 progetti, uno dei quali doveva essere realizzato in Italia nei pressi di una delle centrali a carbone. La storia di questi 15 anni racconta di come quei 12 progetti europei finanziati dall'Europa per fare impianti di cattura della CO2 e successivo confinamento non hanno avuto questo grande risultato, non hanno avuto diciamo il lieto fine auspicato da chi voleva riempire in quel caso, nel nostro caso, il paese di centrali a carbone, che come è noto è il combustibile a maggior impatto climalterante per la grande quantità di carbonio all'interno del carbone, quindi le grandi emissioni specifiche di anidride carbonica in atmosfera. 15 anni dopo, Eni ci riprova nel 2020. Quando abbiamo partecipato agli stati generali dell'economia organizzati dal Premier Conte nel giugno scorso a Villa Pamphili, durante quei 10 giorni di ripetute conferenze stampa, ne faceva una al giorno, a un certo punto, quando diciamo in occasione dell'audizione di Scalzi, l'amministratore delegato di Eni, il Premier Conte presenta il progetto di Eni raccontando di come l'Italia sarebbe stato il primo paese al mondo a realizzare un impianto di questo tipo. No, sorrido perché insomma, diciamo, queste cose le avevo già sentite nel 2005. Ma la cosa, diciamo, la cosa peggiore, però, oltre ovviamente all'annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri che è seguito alla presentazione dell'azienda di questo progetto, in questi mesi, a proposito di come l'Italia deve utilizzare i 209 miliardi di euro che l'Europa ha garantito al nostro paese
con il programma Next Generation EU, quello che serve a risollevare le sorti dell'economia dei 27 paesi membri dopo il dramma del primo picco del Covid-19. Questo progetto ovviamente ripercorre, forse non proprio nella bozza che è circolata il 6 di dicembre del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo, quindi che l'Italia presenterà all'Europa per farsi, per far capire all'Europa come vorremmo spendere questi 209 miliardi di euro, perché se andate a vedere quella bozza, il progetto di Eni non c'è. Ci stanno un paio di passaggi in cui si parla di progetti di decarbonizzazione e abbiamo, come dire, il fondato sospetto che dietro a quelle parole molto vaghe ci sia il progetto di Eni. Ma quello che noi sosteniamo, e questo lo dico in maniera molto molto chiara, è che se Eni vuole realizzare questo progetto insensato sotto tutti i punti di vista, a partire da quello economico, se Eni lo vuole fare, questo progetto se lo paga da sola, non deve utilizzare neanche un centesimo di euro dei contribuenti europei e del nostro paese che contribuiscono al bilancio dell'Europa. Anche perché Eni, è bene ricordarlo, è un'azienda italiana che fattura 70 miliardi di euro all'anno. E quindi se vuole mettere in campo questo progetto insensato, se lo paga con i suoi utili. Non deve utilizzare le risorse pubbliche. Vengo e vado in chiusura, perché voglio essere sintetico come siete stati voi e come sanno essere le ragazze e i ragazzi oggi, giustamente. Si sta discutendo del futuro di Ravenna, lo ricordava Lorenzo Mancini, il nostro direttore di Lega Ambiente Emilia Romagna. Che fine farà il polo degli idrocarburi di Ravenna? Quello è un polo importante, insomma, che sta nella storia del paese, tutto vero, dove ci sono tanti posti di lavoro legati alle estrazioni di gas, di idrocarburi in generale, a terra come a mare, soprattutto a mare. Allora, quel porto, quel distretto, ovviamente sarà uno di quei luoghi in cui noi dovremmo mettere in campo una giusta transizione. C'è un programma europeo per garantire non solo alle miniere di carbone della Polonia, ma anche ai luoghi in cui oggi in tutti i paesi membri ci sono posti di lavoro e imprese che sono legate all'economia, quella legata alle fonti fossili. Come aiutare questi luoghi a riconvertirsi? Ci sono anche dei finanziamenti europei. Allora, utilizziamo le risorse europee e anche quelle italiane, perché no, ma soprattutto in primis quelle europee che arriveranno, per garantire a questi territori di mettere in campo un programma veramente che abbia a che fare con la next generation. Non come hanno detto i ragazzi dei Fridays for Future, che mettiamo in campo progetti della past generation. Perché noi ce lo immaginiamo il porto di Ravenna come un porto che sarà la base logistica per garantire da una parte la costruzione e l'assemblamento dei parchi eolici offshore, che noi speriamo si realizzino dai mari della Sardegna al canale di Sicilia, passando per il Mar Ionio e tutto l'Adriatico, e perché no, anche nel Tirreno, laddove c'è vento, vicino o lontano dalla costa, perché diciamo il problema che sta sollevando la comunità di Ravenna surreale, che ci sia un problema paesaggistico, scusate, di Rimini, che ci sia un problema paesaggistico per fare un impianto eolico offshore davanti alla costa di Rimini, che notoriamente non è una costa intonsa, non è una costa incontaminata, c'è tanto di un grattacielo che sta accanto alla stazione ferroviaria di Rimini, che si vede molto bene dalla bagnasciuga delle varie località romagnole. Il porto di Ravenna può diventare il luogo in cui si assemblano i parchi, gli impianti eolici, che poi vengono portati a mare, ovviamente, nei luoghi dove si devono realizzare, e quegli impianti eolici che poi non solo devono essere costruiti, assemblati e montati, ma che dovranno essere anche oggetto di manutenzione ordinaria, straordinaria. Lo stesso vale per questi nuovi progetti di fotovoltaico galleggiante di cui si sta parlando ormai da qualche mese.
che possono permettere di produrre energia elettrica anche dal mare, dagli specchi d'acqua, non solo quelli, diciamo, dai bacini fermi, quelli che sono nella terraferma, o dai laghi che hanno un moto ondoso molto relativo, ma anche in mari particolarmente insomma, non particolarmente, insomma, anche con moto ondoso non banale, perché ci sono nuove soluzioni che permettono al pannello fotovoltaico di restare orizzontale anche se c'è il moto ondoso. Allora, il porto di Ravenna si deve caratterizzare per questa trasformazione, perché i tecnici, gli operai che lavorano in quel distretto, noi dobbiamo aiutarli da qui ai prossimi mesi e prossimi anni a riconvertirsi sotto il punto di vista professionale per questa nuova economia, per questa nuova modalità di produrre, di utilizzare le risorse energetiche, quelle rinnovabili, dall'Alto Adriatico, rispetto a quello che abbiamo fatto e che facciamo ancora oggi con i pozzi di estrazione di idrocarburi gassosi nell'Adriatico centro settentrionale o pozzi di estrazione di idrocarburi liquidi di petrolio nell'Adriatico centro meridionale. Quindi questa soluzione delle nuove rinnovabili e dell'offshore, l'eolico piuttosto che il fotovoltaico, è la soluzione che può garantire la tranquillità ai lavoratori che sono preoccupati di questa transizione e che noi vogliamo accompagnare garantendo loro un futuro occupazionale che riguarderà anche i loro figli e i loro nipoti, perché fra 20, 30, 40, 50 anni il petrolio sarà finito nel frattempo e noi dobbiamo fare in modo che appunto tutti questi luoghi, Ravenna, la Val d'Agri in Basilicata, la provincia di Ragusa in Sicilia, tutti quei luoghi che sono stati caratterizzati da estrazioni di idrocarburi possano riconvertire la loro attività sul futuro dell'energia che è già presente. Quindi, insomma, chiudo con una battuta. Insomma, quando noi un anno e mezzo fa lanciammo con Goletta Verde la campagna Eni Enemy of the Planet, cioè Eni nemica del pianeta, non l'avevamo fatto perché ci stanno antipatici, l'abbiamo fatto perché sappiamo bene quali sono gli obiettivi di Eni, che dice che si libererà del petrolio da qui al 2050, ma investirà tutto sul gas sostanzialmente e poco sulle rinnovabili, contrariamente a quello che stanno facendo altre multinazionali dell'energia in giro per il mondo, che si stanno riconvertendo veramente. Ecco, sarebbe opportuno che il governo italiano, invece di utilizzare una parte delle risorse europee a finanziare questi progetti folli da parte di Eni, aiuti Eni a riconvertire le proprie attività sull'energia del futuro, che non è sicuramente quella che ruota intorno al progetto della CCS a Ravenna. Grazie Stefano, direi che insomma sei stato molto chiaro su qual è la nostra posizione e tra l'altro segnalo che uno dei prossimi appuntamenti proprio in questo ciclo di iniziative online che stiamo organizzando nell'ambito della campagna Change Climate Change ci sarà venerdì 18 sul tema dell'idrogeno verde, questo venerdì quindi alle 16. E quindi ecco, sì, sicuramente sul tema del Next Generation EU in questo momento noi faremo tutto quello che possiamo per cercare di orientare in questa direzione il dibattito e speriamo poi le scelte, i fatti concreti che seguiranno. Quello che volevo dire prima di chiudere è ringraziare tutti, insomma, le persone che sono intervenute, ringraziare in particolare chiaramente i nostri ospiti Fridays for Future con cui ci fa sempre piacere collaborare e questo è stato insomma un quadro chiaramente non esaustivo. Ricordo tutti quanti appunto ancora una volta il sito Change Climate Change dove potete andare ad approfondire i vari temi di cui abbiamo parlato, ma anche attraverso la mappa dei nemici del clima andare a vedere un po' i singoli nemici, i singoli progetti, impianti che abbiamo mappato, ma anche contribuire ad ampliare quella mappa segnalandoci nuovi nemici del clima e attraverso il sito, anche segnalarci delle azioni che avete in mente di organizzare sul vostro territorio per capire come possiamo supportarvi e darvi visibilità. E quindi vi ringrazio tutti quelli che hanno seguito insomma l'iniziativa, ringrazio i nostri ospiti e vi lasciamo con il video della campagna. Vedo in chat qui ci chiedono l'idrogeno verde venerdì dove a che ora, sempre diciamo su questi schermi, quindi sulla pagina Facebook di Lega Ambiente, pagina Facebook di Comuni Rinnovabili, venerdì alle 16.
e vi lascio appunto con lo spot della nostra campagna Change Climate Change e ci vediamo presto alla prossima iniziativa. Grazie a tutti. Ehi gente, come state? Se avete risposto bene, vi sbagliate di grosso. Costruiamo grattacieli sempre più alti, ma abbassiamo la nostra aspettativa di vita. Impostiamo la temperatura in casa a 18 gradi, mentre tutto quello che c'è fuori va in fiamme. Seguiamo l'ultima moda senza pensare che potrebbe essere davvero l'ultima. Prendiamo la macchina per arrivare in 10 minuti in posti che tra 10 anni non ci saranno più. Vogliamo del cibo sempre più ricercato, ma così perdiamo le nostre terre. Svegliamoci! Vogliamo fermare il cambiamento climatico? Allora c'è un altro cambiamento di cui dobbiamo parlare. Il nostro.